Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Brawl Stars sotto i commenti per un cuorocino. Passate al nostro Discord, passate alla nostra pagina di Twitch dove facciamo le live e andiamo avanti con questa nuova puntata. Oggi cosa andiamo a fare? Come sapete il prossimo aggiornamento dovrebbe essere per giugno e giustamente dovrebbe essere un aggiornamento in base esclusiva dove esce anche Squeak. Quindi che cosa andiamo a vedere oggi? Una delle skin che dovrebbe essere appunto in questo aggiornamento di giugno, perché le skin di Supercell Make sono appunto per Summer Nita, quindi Nita estiva ragazzi. Andremo a vedere soltanto la top 10 delle più votate appunto da voi popolo di Brawl Stars, perché sono tantissime le finaliste, quindi ci vorrebbe veramente tantissimo tempo. Vi invito qua sotto nei commenti a dirmi il nome delle vostre preferite, che magari potremmo fare anche un video con le vostre preferite. Ma andiamo avanti. Allora, partiamo dall'ultima in classifica in questa top 10. Nita Kraken, 13.774 voti, e per entrare nelle finali ne servivano, se non erro, 1000, quindi wow, veramente oltre. Fatta da Ruslan103, ragazzi, perfetto, ci fa vedere delle immaginine molto interessanti, anche dell'orso. L'orso sinceramente è cambiato poco, ha soltanto, diciamo, i braccioli del Kraken e il colore diverso. Invece il personaggio principale della nostra Nita ha i capelli fatti appunto con i tentacoli del Kraken e sembra anche delle cuffiette. Molto carino anche il vestito, con la zampetta sempre al collo, col braccialetto, ci piace. Allora, possiamo vedere infatti anche un video che non possiamo vedere insieme, se volete andare sul sito Supercell Make e lo vedete direttamente, e possiamo vedere appunto il modello 3D molto ben fatto. Possiamo vedere bene il Kraken, bene le cuffiette, vedere tutte le zip anche delle scarpe, e l'orso che effettivamente è cambiato di poco, l'ha soltanto fatto il color. E quindi niente di eccezionale per l'orso, a mio parere potevano mettere qualche skin migliore tra i più votati. In nona posizione ragazzi troviamo Kawail Nita, quindi vuol dire orca. Abbiamo la Nita orca, stupendo, perché l'orso diventa un orca con gli occhiali da sole, giustamente in stile estivo. Abbiamo la ciambella e abbiamo la conchiglia al collo. La stessa cosa Nita, abbiamo la stessa conchiglia al collo, un vestitino molto simpatico, le due ciambelle appunto per galleggiare in acqua, e abbiamo anche il cappellino fatto a peluche appunto di orca. E quindi diciamo lo stile è stato ben definito, ci piace, perché ha fatto un bel cambio anche all'orso, perché quella è la parte fondamentale diciamo di Nita. Ok, molto carino, con la gonnellina ci fa vedere proprio tutto l'abbinamento e tutte le proporzioni. Ok, molto simpatico, ci ha fatto vedere anche dietro che ha la coda giustamente da orca e la pinna che si vede bene appunto da dietro. Va benissimo, ci piace, anche lui ha messo il modello tridimensionale, se lo volete vedere in modo concreto da tutti i lati, quindi volete vedere anche le cuciture e gli occhi a X che comunque sono stati mantenuti sul cappellino di Nita, potete tranquillamente scendere e vederlo. In ottava posizione ragazzi troviamo Goddess Nita, quindi Nita divinità, da quello che ho capito, quindi divinità dei mari probabilmente, la traduzione molto più giusta. I Am Aksu l'ha fatta con 14.258 voti. Ok, vi ricordo una cosa importante: le votazioni non si basano soltanto sui voti che avete dato voi, quindi la vincitrice potrebbe essere una che non è tra i più votati, però i voti fanno la loro parte, ve lo dico sicuramente. Andiamo a vedere insieme, intanto vediamo l'orso che, giustamente, non essendo l'effettivo suo corpo, gli hanno fatto la zip dietro la schiena enorme per far capire che giustamente è all'interno di un costume. Molto carino, perché è fatto appunto tutto in stile marino, con tutte le cosette e tutti i tentacoli. E la stessa cosa alla nostra bellissima Nita, che ha un cappellino molto simpatico a forma appunto di polpo, con una coroncina sulla testa, giustamente la divinità dei mari, quindi è una regina, con il tridente, giustamente è la regina dei mari questa Nita, vestita in maniera molto regale, molto elegante, se non erro c'ha una cintura che c'ha una forma di corona, infatti c'ha la coroncina pure sulla cintura come vedete, guardate, infatti penso che dal modello 3D potremmo vederlo molto meglio, c'ha la coroncina anche sulla sua cintura, molto simpatico. Andiamo a vedere appunto bene la zip come l'hanno fatta dell'orso, vedete? Per far capire proprio che è un costume addosso all'orso, ancora più vestito. Ci piace, molto carina. In sesta posizione ragazzi troviamo Nita and Warlos, quindi in pratica il leone marino oppure il trigeco, perché ha proprio quelle due bellissime corna, quei due bellissimi dentoni, ok? Fatto da Israelves, 16.256 voti, veramente meritati secondo me, perché è molto dettagliata come skin. Ma andiamola a vedere insieme.
Ok, allora abbiamo la Nida che porta appunto questi due dentoni enormi, i baffoni perché in pratica ha il muso del tricheco come cappello, ha giustamente gli occhiali e la tuba per andare sott'acqua, molto carina, la collana classica appunto sempre con la conchiglia estiva, giustamente sulle braccia ci sono appoggiate le zampette, in questo caso non dell'orso ma appunto del tricheco, con un vestito molto estivo con la gonnellina molto leggera e a fianco c'è il nostro bellissimo orso. Che praticamente ha appunto i due dentoni, di cui uno è spaccato per farlo diventare un pochino più forte e più figo. Poi abbiamo sempre i suoi baffoni, il suo bellissimo nasone con il faccione un po' ammosciato, rimane sempre con quella cosa un po' da orso. Ha un piccolo polipetto attaccato con degli occhietti stupendo sul lato, una stellina di mare attaccata sulla pancia, perché ci può stare. Tutti i dettagli comunque della pelle, ok, che sono fatti molto molto bene. E la gonnellina hawaiana. Fantastica, stupenda, a fare quella sorta di copertura che ci piace molto. Devo dire che questa skin se li merita, sti voti. In quinta posizione, ragazzi, troviamo tra i più votati Shark Attack Nita, fatto da Roma Sorin. Sicuramente Sorin già lo conoscete, non vi devo dire chi è. 16.897 voti e è un altro squalo. Quindi questi squali potrebbero effettivamente causare la scelta di una skin squalo. Io ve lo dico, secondo me, siamo. Allora, vediamo intanto com'è fatto. La Nida è ben dettagliata, sempre con i braccioli appunto per nuotare, con un vestito molto estivo, con il cappellino in questo caso fatto tipo pesce esotico, molto carino, ci piace. Con una X addirittura in faccia per far capire che comunque è stata graffiata, perché comunque è la Nida squalo, se portano squalo appresso ci può stare. La cosa interessante appunto è che l'orso non è vestito, è travestito in questo caso da squalo, perché porta solo una maschera enorme a stile Street Shark. Non so se avete mai visto l'anime in televisione, molto carino, effettivamente ci assomiglia tantissimo. E però anche l'orso ha la tuba, perché giustamente lui non è uno squalo, è travestito da squalo, quindi per andare sott'acqua gli serve comunque da respirare. E poi ha la cintura classica come quell'altro, un po' hawaiana, e ha comunque le pinne per nuotare. Ce lo fanno vedere anche in altre prospettive, ce l'andiamo a vedere insieme. Eccolo qui. Ok, la Nita che ci fa vedere bene questo pesciolino con tutta la pinna, con tutta la cosa, la forma. C'ha proprio un pesce attaccato sulla testa, in pratica, come cappello, molto carino. E lo squalo visto da tutti i lati, che ci fa vedere la X sulla testa, le pinne dietro, molto simpatico. Ci fa vedere anche dei cerotti attaccati e una stella marina appoggiata su una delle pinne. Molto carino, molto ben fatto. Se volete vedere il modello 3D, lo trovate sempre sul sito di Supercell Me, che vi lascerò qua sotto in descrizione. Passiamo in quarta posizione. Surfer Nita, ok? Nita Surfer non poteva mancare. E giustamente l'orso che cos'è? Una tartaruga. Ok, ci stiamo. 17.496 voti, molto bene. Fatto da Als25, che non conosco. Se voi lo conoscete, ditemelo qua sotto nei commenti. Ma andiamo a vedere com'è fatto. Ok, abbiamo una Nida che praticamente ha sulla testa un peluche di una tartaruga molto triste a vederla. Giustamente una collanina molto simpatica e non riesco a vedere bene. Poi, dopo, casomai zoomiamo nel 3D per capire bene com'è fatto. Un vestitino molto leggero e estivo. E poi dietro abbiamo questa bellissima tartaruga, perché è bellissima. Perché giustamente gli cambia la testa, c'ha il cappellino, c'ha il vestitino con l'accetto e l'accetto della corda per reggere dietro il surf, perché giustamente la porta la tartaruga al surf di Nita. Andiamola a vedere più in dettaglio, addirittura ci ha fatto come si vedrebbe all'interno del gioco e si vede anche un po' meglio la collana sinceramente qui davanti, ma andiamo più in fondo a vedere il 3D perché vogliamo capire bene che cosa porta. Intanto porta una borsetta dietro. Ok, fatta a forma di sempre tartaruga, quindi molto carina. La collanina sembrano dei pezzi, sembra un pezzo forse dell'osso della tartaruga, quindi della parte dietro. Ok, andiamo a vedere bene il surf perché non si vedeva. Guardate come è fatto bene la scocca dietro, lo scudo in pratica di questa tartaruga, ci piace tantissimo. E anche il surf che forse potrebbe essere dettagliato un po' meglio, però ci sta bene anche con il simbolo che in pratica l'ha fatto in stile estivo anche il simbolo di Brawl Stars. Quindi ci potrebbe stare anche come idea di cambiare anche il simbolo del logo per l'estate, per rinfrescarlo un pochino. Va bene, questa era la skin che troviamo nella posizione 4, quindi andiamo avanti. Andiamo alla posizione 3, fatta da uno che conosciamo molto bene, che è Kent 2D, la Sand Fortress Nida, quindi la fortezza di sabbia, castello di sabbia, estivo al 100% e non è la solita banalità dello squalo, quindi una cosa diversa, ci piace, infatti è molto bella, andiamo a vedere insieme, intanto i voti sono 20.660, tantissimi, ma da Kent 2D ce lo potevamo anche aspettare una votazione così alta, andiamo a vedere questa skin insieme.
Allora, intanto è una Nida vestita molto estiva col pantaloncino e in testa porta un giustamente secchiello fatto con il castello, come al solito, come stampino che viene utilizzato così al mare, con anche sopra una faccetta da orso, quindi anche ben dettagliato, con qualche spacco per far capire che comunque è utilizzato, e praticamente la parte per reggerlo gli fa da reggicappello, insomma. Non fa la muove. Poi ha un tratto sopra agli occhi, ok? Una riga fatta, penso, con pennarello bianco a vederla. Molto simpatica. E la cosa bella di questa skin è l'orso. È stupendo, perché in pratica la skin è come se fosse fatto di sabbia, lui stesso, e porta in testa lo stesso, questo bellissimo secchiello a forma di castello. E con gli occhioni molto cattivi, molto arrabbiato. Ci piace. Adesso dobbiamo vedere un po' meglio dietro, perché probabilmente ci fa vedere bene anche come porta il coso, il manico. Invece non si nota perché dietro in pratica c'è tutta una forma di castello sulla schiena. Una stellina fatta, appoggiata anche una sulla mano. È molto carino. E la cosa appunto interessante è che si porta anche l'asciugamano appresso. Giustamente è da mare, che poi l'asciugamano ce l'ha in testa anche la Nita. Se vede da dietro si nota molto meglio. E si vedono gli stessi occhietti che porta sopra al suo elmo, al suo castello, anche l'orso, identico. In pratica non sarebbe altro che lo stesso secchiello girato al contrario. Se volete, come al solito, qua sotto trovate anche il modello 3D per andarlo ad analizzare meglio e andare a vedere tutte le forme come sono state fatte. In questo caso lui non ha le pinne perché è un castello di sabbia. Siamo arrivati alla seconda posizione, Tropical Nita. Quindi Nita tropicale, ci può stare, molto estiva, molto a tema. Andiamo a vederla, 22.980 voti, quindi tantissimi voti, ragazzi. Allora, già dall'immagine disegnata così a mano è molto simpatica, ma andiamo a vedere nel dettaglio, noi ci interessa di vederla come sarebbe in gioco. Addirittura ce l'ha rappresentata in gioco che fa l'effetto del cocco, ragazzi, guardate. Quando sta evocando l'orso farebbe l'effetto del cocco. Poi guardate com'è fatta bene, vediamo un po' se ce la fanno vedere. Oh, che carina! Con la chitarretta in mano, con l'ukulele, se potrebbe fare, sarebbe molto più carina. Con la gonna appunto di foglie, con due braccialetti, anzi due cavigliere fatte di fiorellini. C'ha anche il braccialetto, per carità, ugualmente. E in testa porta la solita turbante legato, dove sopra ci sono tutti i frutti tropicali. Molto carina e molto a tema, ci piace. Sinceramente, fai vedere pure l'orso? Allora, ecco, qua l'orso non è stato modificato tantissimo, è stata modificata la skin addosso all'orso per farlo sembrare più una tigre, ok? Però, sinceramente, forse ci voleva una modifica un pochino più dettagliata. È carino che c'ha la coroncina di fiori, però forse ci voleva veramente qualcosa di diverso o qualche dettaglio in più, perché non basta neanche quella collana a far sembrare che è una cosa veramente bellissima, perché lei è fatta molto bene. Lei è molto a tema, giustamente porta la chitarra ukulele dietro alla schiena, ma ecco, la coda è cambiata effettivamente, più lunga del nostro orso che è diventato una tigre, ma sinceramente è stata modificata un po' strana. Anche gli occhi sono diventati un po' particolari, sembrano un po' storti. Boh, secondo me gli avrei dato qualche voto in meno. E siamo arrivati al primo classificato, ragazzi, con più voti di tutti su questo Supercell Make della Nita. 31.307 voti, Manite o Manate Nita, ok? Molto carina, fatta da Vine Raio. Tantissimi punti perché per accedere alla finale ne bastavano 1.000. Ne ho fatti 31.307. Ok, andiamo a vedere che comunque sembra un altro leone marino, però senza denti, quindi molto più semplice, molto più carino. Con gli occhietti a palla sopra il cappello della Nita, sempre appunto il cappello in stile peluche. Abbiamo comunque anche le striscette sotto la faccia della Nita, molto carina. Abbiamo giustamente le solite braccette appese a fargli da contorno al collo appunto del cappello. Abbiamo la conchiglietta, il vestito molto estivo, tipo costumino intero, con la gonnellina. Ci sta, ci sta. E i soliti due braccioli, perché questi braccioli l'hanno messo. Effettivamente ci sta perché sembra una bambina e magari non sa nuotare al 100%. Gli servono i braccioli. Ci può stare, molto estivo comunque. Allora, possiamo andare a vedere anche l'orso che è diventato ormai appunto una sorta di foca, una sorta di leone marino sdentato. Molto carino, ben fatto, gli occhietti ben fatti, con tutte le alghe e le stelle marine attaccate e tutte le conchigliette appiccicate da tutte le parti. Che in pratica ha ripreso le conchigliette che c'ha al collo Nita e le ha appiccicate un po' da tutti. Molto interessante, ma andiamo a vederlo nel modello 3D perché andiamo a vedere qualche dettaglio. Ah, il braccialetto, i piedi sono lasciati scoperti, però sembra come se ci avessero qualcosa sotto i piedi. Poteva mettere un paio di ciabatte, forse ci stava un po' meglio. Il cappellino è fatto molto bene con la codina, molto dettagliato, che sembra effettivamente peluscioso. E andiamo a vedere quest'orso.
da più vicino. Allora, si porta tutte le alghe, le stelle marine, le conchiglie, anche qualche conchiglia di forma diversa per fortuna, quindi anche per differenziare. Molto interessante, però sinceramente penso che ci siano skin anche molto più dettagliate di questa. Siamo arrivati alla fine di questo video sul Supercell Make e sulle skin che potrebbero effettivamente uscire con l'estate di Brawl Stars, quindi con l'aggiornamento prossimo estivo, perché giustamente Nita Summer, Nita estiva, vi dice tutto. Giustamente queste saranno le 10 più votate, non è detto che sia selezionata tra queste 10, perché la votazione che fanno proprio in Supercell non si basa esclusivamente sui voti, ma si basa su tanti fattori, ok? Infatti i finalisti per accedere dovranno arrivare a 1000 voti e ce ne sono veramente tanti, quindi vi invito a passare al link in descrizione del Supercell Make per guardare tutti i finalisti. E scrivetemi qua sotto nei commenti hashtag Supercell Make e la vostra skin di Nita preferita. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se noi, lasciare hashtag BroStars, questo altrimenti vi ricevo un cuoricino, passare al nostro Discord, passare alla nostra pagina di Twitch e ci vediamo nel prossimo video.